Fratelli carissimi, buona domenica. Tu hai tagliato con tuo padre, e come il figlio prodigo te ne sei andato a farti gli affari tuoi, a dilapidare ciò che dava la vita, ciò che dava dignità, ciò che dava autenticità, bellezza alla tua vita. È vero o no? Dammi la mia parte di eredità. Che vuol dire? Esattamente quello la forma di vivere, la forma di apparire, la forma di manifestarsi, la forma di stare al mondo di questo fariseo. Io non sono come gli altri, io sono Dio. Infatti gli sta dicendo a Dio, la preghiera sta dicendo a Dio, guarda che io sono come te, anzi sono un po' meglio, faccio tutto, guarda, compio tutto. E che sei venuto a fare qui? A ringraziare Dio che ti ha fatto come lui, che ti ha fatto meglio di lui. Allora, questo, secondo l'originale greco, è interessantissimo, perché questo fariseo si autoincensa, si autocelebra, dice che va a fare eucaristia, cioè perverte la liturgia, perverte il culmine e la fonte della vita cristiana. Per dire così, chiaro che non era cristiano, ma mi spiego, parla a te, a me. Cioè usa il ministero presbiterale, usa il suo essere suora, il suo essere vescovo, usa il suo essere moglie, marito, quello che vuoi tu. Usa Dio per un'autosantificazione. Si fa santo, si fa meraviglioso. Ma questo significa disprezzare gli altri, e questo significa restare disperatamente tagliati fuori dalla salvezza, perché tu stai dicendo a Dio che non hai bisogno di lui, stai dicendo a Dio che non è tuo padre, ti converti in un orfano, stai dicendo al tuo sposo che non ti basta più, che non è come tu pensavi, che non è come tu volevi, è uno sposo che non ti fa, che ti fa schifo, che tu ti scegli da solo, il tuo sposo, tu ti scegli da sola, con chi accompagnarti, chi dominare, va bene, tutto questo è vero. Allora oggi tu, se scopri questo, se scopri che hai vissuto come questo fariseo in questa settimana, autocelebrandoti, autosantificandoti, e che quindi hai disprezzato profondamente i difetti degli altri, sappi che tu sei all'inferno, sappi che non c'è giustificazione per te, non c'è possibilità di salvezza per te, perché la salvezza, la giustificazione, la eucaristia è l'amore gratuito, è il folle di Dio per uno che non c'è niente per cui essere amato, per cui non c'è nessuna prova, capito? Sei in un tribunale, sei solo, non c'è una prova, non c'è uno straccio di prova che dica ma io veramente avevo cercato di... No, non c'è! C'è che tu sei uno che merita la morte, c'è che tu sei uno che merita essere condannato a morte, c'è solo questo. Chi non entra in quella realtà oggi non farà Pasqua, chi oggi non apre gli occhi sulla tomba nella quale sta rinchiuso, nella solitudine, nel suo essere orfano, profondamente orfano, e quindi senza identità, senza, ma dovunque sia. Chi oggi vede che non ha nessun appiglio, né materiale, né morale, di nessun tipo, questo come Israele, con il mare davanti e i cani del faraone dietro, farà l'esperienza dell'amore infinito, folle, di Gesù Cristo. Allora qual è l'attitudine unica, vera, autentica di un cristiano, fratelli? Di questo, è quella di quello pubblicano, di questo pubblicano. Perché il fariseo è come il pubblicano, è la stessa persona, è un peccatore, solo che per l'inganno del demonio, che lo ha indotto a pensarsi come Dio, autocelebrandosi, si è autoescluso dalla salvezza, dalla possibilità di conoscere l'amore di Dio, e questo accade nella nostra vita migliaia di volte. Per questo siamo sempre stanchi, siamo sempre incavolati, per questo non riusciamo ad avere uno sguardo di misericordia sugli altri, perché non abbiamo conosciuto nessuno sguardo di misericordia che si è posato su di noi, perché non siamo sottomessi alla misericordia di Dio, non abbiamo in Dio il tetto, il manto dove deporre la nostra vita, perché non abbiamo conosciuto Gesù Cristo che ha aperto la porta perché noi potessimo ritornare nell'intimità
di chi davvero ci ama, di nostro padre. Noi abbiamo conosciuto lo sposo che è venuto a prenderci nella nostra situazione di solitudine, di angoscia, di vedove. Questo pubblicano no, questo pubblicano non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, cioè conosceva profondamente chi era, sapeva che non aveva, si batteva il petto, laddove, nel cuore, laddove escono i furti, i peccati, come dice San Paolo. Diceva a Dio, ecco, l'unica cosa che io posso mostrarti è questo mio cuore malato, questo mio cuore pieno di furti, di inganni, di concupiscenze, di malizia. Ti prego, dice in greco, rendimi propizio a te, cioè come il termine tecnico, no? Dei sacrifici, rendimi propizio a te. Quell'altro anche fa un rito al proprio ego, il demonio. Quest'altro celebra un rito a Dio, l'unico che lo può salvare, l'unico che può avere pietà di lui. Non c'è uomo, non c'è niente, non ha niente da mostrargli. Questo è il modo di vivere il matrimonio, il modo di vivere il tuo essere prete nella missione dove sia. E guarda, ma io non dovrei stare qua, anzi, non so nemmeno perché sto qua in missione, perché sto qua in Giappone. Io non lo so, non so perché mi sono sposato, non so perché continuo a essere sposato, non so perché mi hai dato dei figli. E io guarda, non ho, cioè veramente, ma come... Guardate che è profondo, non ce la facciamo, perché la cultura, la società ci dice tutto il contrario. Dice, no, ma trova qualcosa di buono in te, appoggiati in quello, costruisci un matrimonio sulle tue qualità, sulle qualità dell'altro. No, no, fratelli, no, non basta, è effimero, passa tutto. Si costruisce un matrimonio sulla propria debolezza, perché è lì che opera il potere, la potenza di Cristo, è lì che tu ogni giorno puoi tornare giustificato, cioè reso giusto, reso atto a compiere la volontà del Padre. Questo significa giustificato, cioè puoi vivere la giustizia, c'è un rapporto sano, vero, autentico con tuo padre, e così puoi vivere un rapporto vero con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, perché tu ti unisci a tua moglie, ti unisci a tuo marito, vivi il tuo ministero presbiterale, vivi quello che Dio ti ha affidato nell'autenticità, nella verità e quindi nella libertà, facendo che sia Lui che operi. Questa è la chiave bellissima, anche in questo anno di misericordia, è la misericordia che ha ragione di tutto, è la misericordia, fratelli, cioè l'amore infinito di Dio che rende giusto l'ingiustificato. Quando preghi con i tuoi figli, quando sei con tua moglie, non è nullificare l'altro, come dice il Vangelo oggi, cioè disprezzarlo dal più profondo, ma dire ma com'è possibile che mi sopporti, com'è possibile? È questo, cioè vivere nella gratitudine totale, costante, come quest'uomo dice, che è un sacrificio gradito a Dio. Questo pubblicano è il vero sacrificio gradito a Dio, lui compie la vera liturgia, la sua vita è una liturgia. Perché? Perché lui si compie il mistero pasquale, perché in lui che non ha niente, peccatore, che solo aspetterebbe una maledizione, perché quello gli spetterebbe, ecco, su di lui riposa l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la pietà, la compassione, perché dice Cristo. Perché a quest'uomo, a questo pubblicano l'ha raggiunto Cristo, questo pubblicano è Cristo, fratelli, è Cristo che si è fatto peccato, è Cristo che si è fatto l'ultimo, è Cristo che è sceso nella sua tomba e grida con lui da lì, e grida perdonami, perdonami, e si compie in lui quello che annuncia la prima lettura, che Dio viene e ristabilisce le sorti, Dio viene e ci salva, così come è accaduto a Paolo, perché brilli il Vangelo, perché brilli la buona notizia, perché nel mondo risplenda questa grande notizia che oggi la liturgia ci dice, che Cristo è risorto dalla morte, che Cristo ha preso la vita degli ultimi, dei peccatori, e ne ha fatto un prodigio, l'ha portata nella sua carne alla destra del trono del Padre, perché tutti possano vivere oggi la vita celeste, oggi tu possa vivere la vita sorprendente di chi ha vinto la morte, di chi può amare, di chi può offrirsi, essendo costituzionalmente un peccatore, un poveraccio, uno che non riesce a fare niente di bene, uno che veramente conosce i suoi limiti. Allora in quel caso
la presenza della risurrezione di Cristo viene e solleva dall'indigenza il povero, solleva dalla spazzatura te e me, per farci sedere con i principi, per farci sedere in cielo oggi, per vivere oggi, a te debole, a te ingiustificabile, a te l'ultimo della terra, orfano e vedova, a te ti fa vivere la vita di Cristo, la vita di chi ha vinto la morte, la vita più bella, quella spesa per amare, quella spesa per offrirsi completamente, non giudicando nessuno, e giustificando tutti, avendo pazienza e misericordia con tutti, offrendosi come un soave odore, vivendo la vera Eucaristia, la domenica, la vera Eucaristia, cioè la vera benedizione, il vero rendimento di grazia. Signore, non meritavo nulla e tu hai fatto per me anche oggi, anche questa settimana, questo prodigio grande. Ti prego, Signore, ti prego, vieni ancora a compiere il tuo mistero di Pasqua in me. E noi questo mistero di Pasqua lo mangiamo, mangiamo questo amore, beviamo il sangue di Cristo che viene a sanare ogni nostra debolezza, ogni nostra ferita, ogni nostra malattia, per farci santi, per giustificarci ai suoi occhi l'opera di Cristo. Buona domenica.